questo è l'esempio forse più lampante, più chiaro, con il quale l'amministrazione dimostra di essere passata dalle parole ai fatti. Oggi continua questa attività e non ci fermiamo. Andremo avanti fino a restituire questo territorio ai cittadini. Le case sono state costruite sostanzialmente in aderenza all'acquedotto, quindi sono case assolutamente abusive. Molti ci chiedono se queste case potevano essere mantenute e destinate ad altro. No, queste case vanno assolutamente smantellate, vanno abbattute, qui va ripulito e va ripristinato un'area sostanzialmente di parco.